Dicesti che se da Scandone fossi arrivato in finale avresti tagliato la barba. Adesso siamo in semifinale. Il prossimo passo potrebbe essere la finale, quindi dovrai mantenere la promessa. In realtà ho promesso che se avessi vinto lo scudetto buttavo via la barba. Diciamo che, come ho detto a qualche compagno di squadra, la squadra è un po' diversa, però intanto cominciamo a vincere lo scudetto, magari intanto cominciamo ad arrivare in semifinale, poi quello che succede succede. Diciamo che sta andando bene, questa squadra ha un obiettivo comune, quello di provare ad arrivare fino in fondo. Sappiamo le nostre potenzialità, i nostri limiti e proviamo a fare sempre il massimo. Salvatore, ti chiedo da avellinese, che emozione stai provando nel raggiungimento di questo traguardo che resta storico insieme a quello del 2008? E poi, proprio perché sei avellinese, questa polemica che si è venuta a creare, solo 50 posti, 50 biglietti per la tifoseria di Avellino, mancherà l'apporto del pubblico bianco-verde, purtroppo. Vabbè, io da avellinese, in realtà già tornare da Avellino è stata un'emozione grandissima. Poi l'emozione che sto provando ora è molto simile a quella della finale di Coppa Italia. Diciamo che quando ci siamo ritrovati ad alzare lo sguardo verso i tifosi, che erano tantissimi giunti a Milano, è stato bellissimo. Il termine di gara 3 sul canestro di James, l'emozione è stata immensa. Per noi che siamo di Avellino, per me Mattia è qualcosa di indescrivibile, perché diciamo che non si può spiegare quello che si prova. Sulla questione tifosi, purtroppo questo è un problema che va affrontato sicuramente a inizio anno, non ora purtroppo, perché il palazzetto Reggio Emilia, ma tanti altri hanno queste problematiche. Purtroppo il fatto che solo 50 persone possono seguirci è sicuramente uno svantaggio, perché sappiamo che già solo dal nord Italia credo che 50 avellinesi che ci vengano a vedere già ci siano, più le altre che si muovono da qua. Però purtroppo questa questione andava affrontata all'inizio e non ora.